Buongiorno, benvenute e benvenuti allo studio della Sicetania Ceritamrita. Oggi passiamo al terzo capitolo, le cause della discesa di Sicetania, terzo capitolo della Divina. Gurave Gora Chandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Nityananda Kulodbhavam Gora Prema Pracharakam Vaishnava Charya Varyam Namami Prema Gopalam Hare Krishna. Le cause della discesa di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Che questo stesso Signore, conosciuto come il figlio di Srimati Sachidevi, rimanga trascendentalmente situato nel più profondo del vostro cuore, risplendente della radiosità del loro fuso. Egli è disceso nelle radicali per la sua misericordia incondizionata, allo scopo di concedere ciò che nessun altro avatar aveva mai offerto prima, il sentimento più elevato del servizio devozionale, il sentimento dell'amore coniugale. Quindi il servizio devozionale a diversi può essere praticato con diversi sentimenti. Sri Chaitanya qui afferma che lui è venuto per offrirci il più elevato. Qual è questo sentimento più elevato? È quello della mangiare, o mangiare. E l'assistente sono gli assistenti di Srimati Radharani. Poi piano piano lo vedremo. Adesso è inutile dare una definizione tecnica, perché quella non sarà mai in grado di permetterci di comprendere quel sentimento. E come io posso passare ore e ore a descrivervi un frutto che voi non avete mai assaggiato. Io posso mettercela tutta, ma fino a quando non lo assaggerete non sarà possibile comprenderlo pienamente. Perché casomai, insomma, qualcosa è recepito, ma mai la completezza. Quindi Sri Chaitanya ci offre i mezzi per ottenere, ottenere lo stesso sentimento, il bhava. Ottenendo questo sentimento si può sperimentare lo stesso rasa che loro sperimentano, lo stesso gusto. E allora si comprende. Però, se Chaitanya ci dice, in queste pagine, in tutta la Sri Chaitanya Charitamrita, nella sua vita stessa, che noi possiamo incominciare acquisendo questa fede a contatto con persone che l'hanno già sviluppata, con persone che coltivano questi sentimenti, che hanno già raggiunto un certo livello, proprio come vi ho detto prima, che se io vi descrivo la bontà di un frutto, anche se non l'abbiamo assaggiato, noi possiamo incominciare ad avere un desiderio per quel frutto, perché in noi
sono presenti gli apparati, per così dire, per gustare quel frutto. Abbiamo un gusto, no? La lingua che può gustare. Possiamo sentire il profumo con le papille gustative, con il tatto, con la lingua possiamo anche sentire la morbidezza, la dolcezza, capite? Cioè, siamo idonei a gustare quel frutto. Quindi anche se non l'abbiamo mai gustato, perché questa è la realtà, l'anima che è energia marginale del Signore ha la potenzialità di immergersi nell'energia interna e quindi avere una relazione con Sisi Radha Krishna, potenzialmente. Ma non è che l'abbiamo avuta prima, no? Questa è la natura, siamo energia marginale, abbiamo le caratteristiche. Di nuovo, se ci può aiutare questo a comprendere. Noi non abbiamo gustato tutti i frutti, almeno penso, che sono presenti su questo pianeta. Però di sicuro abbiamo le caratteristiche per farlo. Non è così? Se noi lo avviciniamo alla bocca, intanto sentiamo il profumo, ma già con il tatto, con le mani, noi sentiamo la consistenza di questo frutto, no? E poi lo mettiamo in bocca e lo gustiamo. Allora possiamo sperimentare il rasa, cioè la gioia, il piacere, il gusto di questo frutto. Così Sri Chaitanya è venuto a parlarci del ciò che nessun altro avatar aveva mai offerto prima, un frutto che nessuno avevo offerto prima. Questo bisogna capirlo bene. Non era contemplato questo. Il sentimento più elevato del servizio devozionale. Non uno fra i tanti. Qui è un'affermazione molto potente, come dire, io conosco il frutto più gustosi in assoluto. E se fosse una persona anche importante, ma di questo mondo, ma qui è Sri Chaitanya Mahaprabhu, è Krishna stesso. Capite perché il capitolo precedente è stato tutto impostato per darci la comprensione che Sri Chaitanya Mahaprabhu non è diverso da Krishna, e chi è Krishna? È la suprema personalità di Dio, la suprema personalità di Dio. Quindi se la suprema personalità di Dio ci dice che io vengo per offrirvi ciò che nessun altro ha mai offerto, questo è il sentimento più elevato del servizio devozionale. Il servizio devozionale non è fare qualcosa. E anche questo fare qualcosa ha dei livelli. Io dico, vado a fare servizio devozionale, vuol dire tutto e niente. Mi impegno nel servizio devozionale. A dire la verità, quando un devoto è sincero, lui stesso è il servizio devozionale, perché il servizio devozionale non è ciò che esce dal movimento delle tue mani o della tua bocca o di quello che vuoi, ma è il sentimento, infatti qui parla, il sentimento del più elevato servizio devozionale, che è il sentimento dell'amore coniugale in relazione con Sisi Radha Krishna.
Questo è importantissimo, capite? Allora noi siamo all'inizio della Chaitanya Charitamrita. Abbiamo visto il primo capitolo e pensate che meraviglia. Il maestro spirituale ci aiuta a comprendere chi è Krishna e che Chaitanya non è diverso da Krishna. E adesso ci dice le cause della discesa di Chaitanya. Allora il maestro spirituale ci aiuta a comprendere Krishna. Una volta che noi abbiamo capito che Krishna è la suprema personalità di Dio, adesso non possiamo trascurare quello che ci dice qui. Non è uno comune. Non è una persona che dice, oh, guarda, io ho un frutto che è il migliore di tutti. Ma perché dovrei crederti? Perché è Dio la persona suprema. E Dio, la persona suprema, ci dice in questo verso, questa è l'essenza di Sri Chaitanya. Io sono venuto ad offrirvi in modo molto misericordioso e gratuito, non una bella cosa, una buona cosa. E questo l'inconcepibile in Kali Yuga, non una cosetta così per allietarvi un po', no. Egli è disceso nelle radicali per la sua misericordia incondizionata, l'ha desiderato lui, allo scopo di concedere ciò che nessun altro aveva mai offerto prima. Il sentimento più elevato del servizio devozionale, il sentimento dell'amore coniugale. Cioè, se noi realizziamo anche l'un per un miliardo, così, e questa è la nostra fortuna. Ma bisogna avere un cuore molto puro, perché se noi abbiamo il coraggio di accettare questo, allora ci sarà una valanga di tutto che che è lì pronta a sommergerci. Allora bisogna avere il cuore molto puro. E queste cose, a volte vedete, se siamo vicini a un vetro, noi vediamo fuori, però dall'altra parte ci può essere qualcosa che sta avvenendo e si riflette nel vetro, no? Ma non ci influenza, perché è solo un riflesso. Le attività in questo mondo che noi prendiamo molto sul serio, sono un riflesso nel vetro della coscienza. Sono un riflesso. Vi è mai capitato quando siete in treno? Allora voi guardate fuori dal finestrino e vedete la realtà, ma dall'altra parte, casomai c'è un'altra finestra, con un'altra scena chiaramente, che si riflette sul vetro. Quindi voi guardando fuori, se mettete a fuoco, potete vedere anche il riflesso di quella dell'altra finestra, dall'altra parte. È un riflesso. No, capite? È qualcosa di vacuo, è un riflesso. Quindi questa valanga, se noi la prendiamo sul serio, se noi la prendiamo come la realtà, ne siamo travolti. Ma non può travolgerci perché è un riflesso. È Cetu Darpana Marjanam. Ho voluto fare questa introduzione perché questa è la chiave per comprendere Sri Chaitanya Mahaprabhu, tutta la Chaitanya Charitamrita e questo dono incredibile. Lo rileggiamo anche.
Anarpita Chirim Chirat, Karunya Vatirna Kalu, Samar Paitum, Unnatu Jvala Rasam Zva Bhakti Sriyam, Ari, Purata, Sundara, Dyuti, Kadamba, Sandipita, Sada, Ridaya, Kandare, Spuratu Va, Saci Nandana. Che questo stesso Signore, conosciuto come il figlio di Simati Sacidevi, e non un altro, Yashodanandana è il figlio di Yashoda, questo è il figlio di Simati Sacidevi. Oh, a volte quando ci incontriamo, oh, ma tu sei il figlio di... Sì, no, il figlio di questo, di questa madre, di questo padre. Ecco, questo Signore, conosciuto come il figlio di madre Sacidevi, possa rimanere trascendentalmente situato. Questo è la coscienza di Krishna, di Chaitanya. Possa rimanere sempre situato trascendentalmente nel vostro cuore. La sua caratteristica. Lui è Krishna, ma risplende della radiosità del loro fuso come Simati Radharani. Quindi è Krishna nel sentimento di Radha. Egli è venuto di sua spontanea volontà in questo Kali Yuga per la sua misericordia incondizionata. E che cosa porta con sé? Qualcosa? Un buon frutto? Qualcosa di buono? Lui porta il dono più prezioso. Viene in queste radi kali per la sua misericordia incondizionata, quindi non ha uno scopo, come si può dire, interessato. No. Viene qui per amore, allo scopo di concedere ciò che nessun'altra forma divina, non solo grandi personalità. Allora, se Krishna è la suprema personalità di Dio, significa che Dio ha infinite personalità. Ma lui, essendo la personalità suprema, l'abbiamo visto nel capitolo appena trascorso, ci offre qualcosa che nessun'altra, anche delle forme di Dio, delle personalità di Dio, aveva mai offerto. E che cos'è questo? È il sentimento più elevato del servizio devozionale. Se noi stiamo attenti alle frasi, significa che il servizio devozionale ha diversi sentimenti, cioè diverse fasi, diverse attuazioni. No, è servizio devozionale. Quale servizio devozionale? No? Con che intensità, con che amore? È come due innamorati, o si amano, quanto si amano? Si amano come Giulietta e Romeo? O si ama, o si amano come, così, come Tizio e Caia? Capite? Quindi questo servizio devozionale è il sentimento più elevato di qualunque servizio devozionale. E quindi è chiaramente solo Srimati Radharani può attuare questo servizio, perché nessuna come lei riesce a soddisfare Krishna. Qual è questo sentimento? Il sentimento dell'amore coniugale di Radha per Krishna. Ma lui ci farà una rivelazione ancora superiore. Ha detto no, c'è un sentimento ancora superiore per noi, per voi, anime che se avete la caratteristica, cioè fate parte dell'energia marginale, c'è qualcosa ancora di superiore.
che non è quello di Radha per Krishna, ma quello delle assistenti di Radha per Radha. Assistere Radha nel suo amare Krishna. Questo è definito il sentimento di servizio più elevato in assoluto. Purna Bhagavan Krishna Vrajendra Kumara Goloke Vrajera Sa Nitya Vihar. Questo non significa che non ci sono meravigliose altre relazioni, attività di servizio devozionale. Questo non nega gli altri modi, gli altri sentimenti. Capite? Noi non siamo qui a combattere gli uni contro gli altri. Oh, io sono meglio, tu sei peggio. No, questa è la varietà dell'amore. Allora, nell'ortodossia questo incomincia a essere faticoso. Cioè, ortodossia, integralismo e fondamentalismo. Allora, nell'ortodossia incomincia a essere un po', di disturbo. Nell'integralismo si fa di tutto per eliminarlo, nel fondamentalismo si vorrebbe distruggere. Ma noi non siamo qui a combattere. Cioè, non è che questo sentimento distrugge gli altri. È importante da capire, altrimenti l'amore non è amore. Ma lui è venuto a dircelo. Lui è venuto a dire: guardate che io ho un dono e questo è il più alto sentimento del servizio devozionale. Il servizio devozionale può essere compiuto in tanti sentimenti, ma questo è il più elevato. Ma questo non toglie, la bellezza di tutti gli altri. Non stiamo in questa mentalità perché lì non si arriva al prema. Però lui ci viene a informare, no? Che questo amore delle assistenti di Simati Radharani è il più elevato in assoluto. Il capitolo precedente ci ha detto che lui è Dio, la persona suprema Krishna. Noi l'abbiamo capito grazie al primo capitolo, il maestro spirituale. No? Allora, quando incominciamo a entrare in questa visione, che non è semplicemente uno studio per acquisire dei dati, ma per comprendere che cosa ci offre. Ritorniamo, per favore, visto che questo è il fulcro di tutta la Chaitanya Charitamrita, perdonatemi se. Ritorniamo all'esempio del frutto. No? Cioè, la bontà di questo frutto che è il più buono, non toglie la bontà di tanti altri frutti. Casomai uno dirà: sì, è buonissimo, ma a me, guarda, il frutto preferito è la mela. Va benissimo. E noi non stiamo a combattere per questo. Capite? Ma se Chaitanya, nella sua spontaneità, ci dice, risplendente del loro fuso, pur essendo Krishna, lui viene nelle spoglie, di Simati Radharani, e in queste radicali offre questo frutto che è il più delizioso in assoluto. Ma perché? Per la sua misericordia incondizionata. Capite? Allora qui incomincia la Chaitanya Charitamrita. Il maestro spirituale ci aiuta a conoscere Krishna. Quando noi accettiamo Krishna come Dio, la persona suprema, lui dice: bene, sei sicuro? Ecco, io ti dico qualcosa adesso. E ci dice questo. Sri Chaitanya è Krishna che ci dice questa cosa e la vive anche. Questa è la differenza, non è solo ideale. Lui la dice e la vive. Ok, adesso allora insieme,
E da oggi in avanti noi entriamo nella Chaitanya Charitamrita. La Chaitanya Charitamrita è Chaitanya stesso, il nome Chaitanya è la forza vitale, vivente. Ci dice che questa realtà non è che sarà presente se quando faremo. No, quel frutto lì esiste adesso, è qui. No? È qui, è sempre presente. Però Sri Chaitanya ci ha detto, Cheto Dharpana Marjanam. Adesso noi, come vi ho spiegato prima, del riflesso che vediamo, il vetro è trasparente, no? Però se dietro c'è un'immagine, si riflette nel vetro, quindi noi a volte in treno capita, noi vediamo sia fuori dal finestrino che ciò che riflette nel vetro. La realtà noi la vediamo fuori dal finestrino, no? Ma nel vetro c'è un riflesso. Avete notato che noi possiamo mettere a fuoco l'uno o l'altra. Se mettiamo a fuoco l'esterno, noi vediamo l'esterno e appena appena ci sembra di vedere il riflesso della finestra alle spalle. Ma se noi mettiamo a fuoco il riflesso, noi, anche se non stiamo voltati verso quella parte, pensiamo che quella è la realtà. Quindi queste realtà sussistono simultaneamente, ma una è solo il riflesso. Allora Sri Chaitanya ci dice, questo frutto è qui, è disponibile, perché io sono venuto a portarvelo a tutti. Ma prima bisogna pulire il cuore da questa idea, da questa apparenza che sembra diventata la realtà. Perché altrimenti noi possiamo continuare a mettere a fuoco l'una e l'altra, no? Infatti, a volte noi ci sentiamo completamente illuminati spiritualmente e poi dopo viene un attimo di. Perché? È coinvolgimento in questa energia materiale. Ma Sri Chaitanya ci dice, la vostra natura, anche se marginale, però quella spirituale è quella reale, fondamentale. L'altra è una manifestazione temporanea, non è la realtà reale. Allora, noi fino a quando non siamo perfettamente situati in questa natura costituzionale, originale, la nostra svarupa, possiamo, come vi ho fatto questo esempio, mettere a fuoco l'una e l'altra. E allora siamo confusi. È la perplessità di Arjuna, spiegata benissimo nella Bhagavad Gita. Capite? Come in questo capitolo, il primo capitolo, è il maestro spirituale che ci aiuta a comprendere Krishna, che ci aiuta a comprendere il frutto che Krishna, nella forma di Chaitanya, viene ad offrirci. Così, nella Bhagavad Gita noi comprendiamo tutte le perplessità che possono solcare il nostro cuore fino ad arrivare al principio supremo, che è quello dell'abbandono. Che alla fine Arjuna si abbandona al suo amico e ritrova completamente la serenità. Bene, questo era essenziale da fare, perché se noi non comprendiamo è come capire, come si dice, l'intreccio del film, del romanzo, no? Cioè, se noi non entriamo mai, e dice, ma non sono mai entrato. Cioè, io immaginavo qualcos'altro. No, devi entrare lì per capire, no? Allora, questo verso ci fa entrare nella Chaitanya Charitamrita. Una volta ogni giorno di Brahma ci dice,
Egli discende in questo mondo per manifestare i suoi divertimenti trascendentali. Quindi Chaitanya viene solo una volta ogni giorno di Brahma, che per Brahma è un giorno, no? Per noi sono miliardi e miliardi di anni di esistenza, no? Perché questo è un frutto speciale. Avete visto, ci sono dei fiori, non so, ci sono delle piante che fanno un fiore solo una volta nella vita e poi dopo se ne vanno. No? Le avrete viste quelle piante grasse, no? Che fanno vanno in alto, in alto, in alto, poi. E così, questo è un frutto molto speciale. Sri Chaitanya viene una volta ogni giorno di Brahma. Satya, Treta, Dvapara, Kali, Chari, Yuga, Jani. Sei Chari, Yuga, Divya, Eka, Yugamani. Sappiamo che esistono quattro ere, Yuga, cioè Satya, Treta, Dvapara e Kali. L'insieme di queste quattro ere costituiscono un Divya Yuga. Adesso ci spiega il tempo che noi percepiamo per capire la rarità per noi dell'avvento di Chaitanya. Harry, Sì. se uno realizzasse veramente questa rarità, come hai detto tu, allora impiegheremo Sì. ogni istante È questo. nella coscienza Capite divina? perché ci parla di queste Sì. cose? Cioè non parla solo dell'ila, perché per capire l'ila bisogna avere il sentimento, il rasa per capirlo, e il bhava per capirlo. E katar chaturyuge eka manvantar, chuddha manvantar brahmar divyabhitar. 71 divyayuga, che sono 71 cicli di queste quattro ere, costituiscono un manvantar, e 14 manvantar costituiscono un giorno di Brahma. Pensate. Allora, 71 passaggi di queste quattro ere sono un manvantara, e 14 di questi manvantara sono un giorno e 14 sono la notte. Allora, un manvantara è un periodo controllato da un manu, che è un governatore. Immaginiamo il passaggio da un presidente all'altro, un governatore. Il regno di 14 manu costituisce il periodo corrispondente a un giorno, 12 ore, non 24, della vita di Brahma, e la notte dura altrettanto. Questi calcoli sono contenuti nell'autorevole trattato di astronomia conosciuto come Surya Siddhanta. Questo libro fu compilato dal grande professore di astronomia matematica Bimal Prasad Datta, il quale più tardi diventò famoso come Bhakti Siddhanta. Quindi vi ricordate, Bimal Prasad era il nome che gli aveva dato da bambino Bhaktivinoda a suo figlio, Bimal Prasad Datta, è lui che ha fatto questi calcoli, riconosciuti da tutti. Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami, egli che fu il nostro misericordioso maestro spirituale, ricevette il titolo onorifico di Siddhanta Sarasvati per aver scritto il Surya Siddhanta e il titolo di Goswami Maharaj in quanto accettò l'ordine di Sannyasi. Vaisvasvata nama e saptama manvantara satthaisha chaturyuga tatra antara. Il mano attuale, che è il settimo, quindi siamo a metà, pensate, siamo a metà del giorno del Brahma di questo universo. Siamo a metà. E l'universo ha una vita che è una espirazione e ispirazione. Questo dura, l'espirazione dura 50 degli anni di Brahma e l'ispirazione dura altri 50 anni, no? Noi siamo adesso però solo a metà di un Divya Yuga, perché solo 7 manvantara sono trascorsi. Sono 14 per fare 12 ore. E quindi è proprio una frazione infinitesimale, capite? Quindi il manu attuale, che è il settimo, è detto Vaivasvata, il figlio di Vivasvan, il Deva del Sole. Sono ormai trascorsi 27 yuga.
Eccoci qua, 27 per 4.320.000 anni solari della vita. E qui adesso dice i nomi dei Manvantara. Astavimsa Chaturyuge Dvaparera Sese Vrajera Saite Aya Krishnera Prakash. Alla fine dello Dvapara Yuga, del 28° Divya Yuga, Sri Krishna appare sulla terra insieme con tutto ciò che lo circonda nella sua eterna Vraja Dama. Cioè Vraja Dama si manifesta in questa manifestazione materiale. Allora, ci troviamo attualmente nell'epoca di Vaivasvata Manu, nel corso della quale appare Chaitanya. Dapprima Sri Krishna appare alla fine del Dvapara Yuga, nel 28° Divya Yuga. In seguito Sri Chaitanya appare nel Kali Yuga dello stesso Divya Yuga. Sri Krishna e Chaitanya appaiono una volta ogni giorno di Brahma o una volta ogni 14 Manvantara, ciascuno dei quali dura 71 Divya Yuga. All'inizio del giorno di Brahma, costituito da 4 miliardi e 320 milioni di anni, appaiono e scompaiono i Manu prima dell'avvento di Krishna. Così trascorrono 1 miliardo e 975 milioni e 320 mila anni solari dal giorno di Brahma prima dell'avvento di Sri Krishna. Questo calcolo astronomico si basa sulla misura del tempo terrestre, che è molto diverso dal tempo celeste, ma molto di più da quello divino, dove il tempo si nota solo per la sua assenza, perché è sempre presente. Questo è l'assoluto, questo è il trascendentale. Noi, attraverso la pratica spirituale, possiamo entrare in questa realtà. In realtà la pratica spirituale è solo il mezzo, ma l'essenza è l'amore. L'amore, il puro amore, il prema, ci pone in questa condizione, ma non in un luogo, in un altro luogo. È sempre tutto presente, no? Noi possiamo essere in un tempio, il tempio più divino di che c'è su questo pianeta, e essere in Maya, e possiamo essere nel luogo più degradato del pianeta ed essere coscienti di Dio. Perché non è un luogo spazio-temporale, no? Questi sono solo riflessi della nostra coscienza, sono dei granelli di polvere. E quindi Chaitanya è venuto attraverso semplici 8 preghiere a indicarci il modo per situarci nella nostra condizione originale, al di là del tempo terrestre, ma nella realtà trascendentale. Dasya Sakya Vatsalya Sringar Chari Ras Chari Bhavera Bhakta Yata Krishna Taravas. Ecco i 4 modi per porsi in questa realtà. Capite? Sono 4 frutti diversi, però della stessa natura divina. Il sentimento di servizio, dasya, l'amicizia, sakya, l'affetto parentale, vatsalya, e l'amore coniugale, sringar, che di seguito contiene quello, l'ultimo contiene gli altri. Quindi il Sakya contiene anche Dasya, il servizio. Vatsalya contiene Sakya Dasya e Sringar contiene Vatsalya, Sakya Dasya. Sono i 4 sentimenti trascendentali o rasa. Sì, Krishna è conquistato dai devoti che nutrono questi 4 sentimenti. Cosa significa conquistato? Che possiamo entrare nella sua realtà. Quando noi ci situiamo puramente in uno di questi sentimenti, per esempio, oggi stamattina mi veniva in mente, no?
Baladeva, lui vive in tre, principalmente è il fratello, no? Quindi amico Sakya e anche parentale, ma lui è sia servitore e amico e anche protettore di Krishna. Ma lui fa un passo ancora di più, perché è il maestro spirituale che ci insegna il servizio. E per farlo, lui ha una forma anche femminile, Ananga Manjari, che è la sorella di Radha, la sorella più piccola di Radha. Capito? Così Baladeva, tre nella sua persona, il pastorello tutto bianco, a carnagione molto chiara, e una nella manifestazione di Ananga Manjari, lui vive tutte le relazioni e così ce le può offrire. Questo è Nityananda. Nityananda affiancasi Chaitanya, l'abbiamo letto, questi due signori sono come il sole e la luna. Nityananda è la luna, Goranga è il sole. La luna perché? Perché la luna rischiara anche i luoghi più bui, vale a dire, come Brahma abbiamo visto, ci sono 12 ore del giorno e 12 ore della notte, così il Signore si manifesta in tutte le posizioni. Anche quando c'è la notte, Nityananda la rischiara, se noi ci rifugiamo in lui. Cosa significa rifugiarsi? L'ho spiegato prima. Acquisire il suo sentimento, cioè seguirlo. Non vi è mai capitato che vi sentite a disagio, no? Non sapete bene, ma vedete uno. Un amico o un parente deciso, non ti preoccupare, guarda, io so la strada, vieni, seguimi. Paf! Ti metti a seguirlo, è tutto a posto. Invece prima, oh, devo andare di qua, di là, ma non è che c'è un precipizio, ci sono questo, c'è quell'altro, capite? Questo significa, no? Cioè che tu ti affidi. E allora lui rischiara anche la notte. Cioè, ci sono canzoni bellissime. Koti Chandra Susital, Yei Chayai Jagata Judai. I grandi santi ci parlano di questa personalità meravigliosa, che lui è la luna che illumina anche la notte più oscura. Quindi Dasya Sakya Vatsalya Singharsana, i sentimenti trascendentali del servizio d'amore al Signore, come vi ho detto prima. Però Chaitanya è venuto a offrirci quello supremo. Santa Rasa, il sentimento di neutralità, non è menzionato in questo verso perché a questo stadio, anche se si considera la verità assoluta come il tutto sublime, non è possibile andare al di là di tale concezione. Perché non c'è, è impersonale, non c'è relazione. Il Santarat, considerato dai filosofi materialisti un concetto molto nobile, ma questo idealismo e ideale e apprezzamento non è che l'inizio. Ah, Dio, la grandezza di Dio. Esso costituisce il livello più basso tra le relazioni del mondo spirituale. Il Santaras non gode di molta considerazione perché non appena subentra un accenno di comprensione tra co colui che conosce e colui che è conosciuto, Asraya Visaya Asraya, capite? Lui è il ricettacolo. Noi cerchiamo la sua compagnia. Lo scambio d'amore trascendentale attivo e una relazione hanno inizio da Siaras e la relazione fondamentale, io ve l'ho spiegato più volte, quando di vera sviluppo poi Krishna era Nityadas. Questa
Quello lì è il fondamento, quel servizio lì non significa che tutti siamo servitori in quel senso lì, significa che è il fondamento, perché prima hai un'idea solo della grandezza di Dio, ma dopo ti poni al suo servizio e questo ti porta, al servizio significa incomincia un'interazione, ti porta poi a sviluppare o il sentimento di amicizia, quello parentale o quello d'amore. Quindi lo scambio d'amore trascendentale attivo è una relazione hanno inizio. Dasi Arash è la relazione fondamentale tra Krishna e i suoi devoti. Perciò questo verso considera Dasya il primo stadio del servizio trascendentale. Quando si costruisce una casa, la prima cosa che si fa sono le fondamenta. Dasya è il fondamento delle relazioni. Dasya Sakya Pita Mata Kata Gana Lana Vraja Krida Kare Krishna Prema Vista Ana. Assorto in questo amore trascendentale, Sri Krishna si diverte a Vraja con i suoi servitori, amici, genitori e amanti. Questa è la varietà. No? L'ego che cosa si dice? Ah, questo è il supremo. Sì, ma supremo significa che non elimina il resto. Bisogna stare attenti a questo perché noi nel mondo materiale sviluppiamo un concetto che è veleno puro. Che è l'idea che ciò che facciamo noi, che capiamo noi, è supremo, ma quello impedisce l'amore. Ecco perché Cetani incomincia, trina da pisanice. Non è questione di superiore, è il tuo amore. Lo ami perché lo ami o hai una motivazione? Anche parlando a volte anche fra di noi devoti, no? A volte nasce questo sentimento, ma perché quelli non fanno questo, non fanno quell'altro, questo è superiore. Non è vero, non è vero. Guardate che questo è di una, cioè entra, Sarvopadi Vinir Muktam, entra così profondamente nell'anima condizionata da essere il più grosso impedimento all'amore puro. Invece il più grande vantaggio è l'apprezzamento, apprezzare. Per esempio le gopi apprezzano tantissimo i servitori e gli amici di Krishna, i parenti di Krishna. Ma loro sono superiori. No. In quel senso lì l'amore non ha una superiorità, un'inferiorità, ma ha un rasa, capite? È diverso. La varietà è fatta di diversi rasa, quindi c'è il rasa del servizio, il rasa dell'amicizia, il rasa del parentale e il rasa coniugale. Poi c'è quello extraconiugale, ma qui Caitanya è venuto a offrircene un altro ancora, che non si era mai visto prima. Che non è semplicissimo da cogliere nel suo aspetto reale, non quell'ideale. Ma se noi ci abbandoniamo profondamente alla guida di Chaitanya e di Nityananda nella Chaitanya Charitamrita, potremmo gustarlo. La discesa di Sri Krishna, Dio, la persona suprema assoluta, ha un significato profondo. Come affermato nella Bhagavad Gita, chi conosce la verità della discesa, Jamma Karma, Chamediviam, di Sri Krishna, è subito liberato. Non scambiamo la liberazione con la relazione. Liberato significa che capisce, non scambia più l'immagine riflessa con la realtà. Almeno sa che cos'è la realtà e che cos'è l'illusione. Adesso poi se la deve vedere e come se la vede, più sviluppa relazione, più si distacca dall'illusione. Perché anche quando lo sai, non significa che sei libero dall'illusione.
Cioè, sai che è illusione, ma quella ti pizzica ancora. Alcuni pensano che una volta che uno è liberato, no, solo la relazione ti impegna in una realtà reale. E allora non hai più tempo per dire non contempli più. Ma fino a che non c'è la relazione, noi passeremo costantemente, continuamente tra l'una e l'altra. Più aumenta la relazione, capite? Allora, due fidanzatini, prima si incontrano un'ora al giorno, no? Poi vanno avanti, arrivano a un amore, vedono veramente che uno e l'altro sono seri, così si sposano e dopo vivono tutto il giorno insieme. Capite? E il principio è lo stesso. E quando si incontrano un'ora solo al giorno, anche se si ricordano, per uno fa le sue cose, l'altro fa le sue cose. Cioè ci vuole un amore veramente profondo per essere sempre insieme anche quando non sei insieme. Quella è lo stato del prema, no? Che è anche il prema delle divisioni, no? Piano piano le vedremo, no? Quindi bisogna considerare, capite? Quindi è liberato e non deve più ricadere in questa esistenza di nascite e morti dopo aver lasciato il corpo materiale. In altre parole, chi comprende veramente Krishna rende perfetta la propria vita. È imperfetta invece la vita nel mondo materiale, caratterizzata dalle cinque diverse relazioni proprie dell'esistenza materiale: neutralità, relazioni di servizio, amicizia, amore filiale, paterno e materno, e l'amore coniugale o quello tra due amanti. Queste cinque relazioni di piacere che si riscontrano però nel mondo materiale sono soltanto riflessi. E noi li scambiamo per la realtà, ma sono riflessi. Non c'è la realtà lì. Distorti della relazione con Dio, la persona suprema nell'ambito della natura trascendentale. Capite? È tutto un riflesso. Ma noi possiamo mettere a fuoco l'uno l'altro costantemente. Per mettere a fuoco quello reale, noi abbiamo bisogno del cuore e degli occhi, premangiano Charita Bhakti, per poterlo vedere. Adesso non lo vediamo, lo vediamo un po', lo vediamo attraverso i racconti del maestro spirituale, dei grandi acciari, delle scritture. Anche un po' nel cuore, ma quel cuore lì è ancora il cuore mentale, no? Non bisogna fidarsi troppo. Infatti è detto: fidatevi di più di ciò che percepite attraverso Guru Shastra Sadhu, che delle vostre le vostre visioni devono essere una visione di quella visione. Oh, quel discepolo è proprio nel sentimento del suo maestro, oppure quello è proprio nel sentimento delle scritture, come lo Srimad Bhagavatam, la Chaitanya Charitamrita, o quel devoto, quella persona è proprio nel sentimento dei devoti, no? Degli acharya o dei devoti anche seri di questo mondo, capite? Quello è molto più reale. Bhaktisiddhanta ha scritto proprio una canzone molto bella che dice: attenta, dusta mano, tu mi chi ser Vaishnava, mente, birbantella, non sei tu che può diventare il Vaishnava, ma tu invece ti pensi un Vaishnava, perché il Vaishnava non è la mente che diventa, la mente è un'energia, non è una persona. E noi scambiamo questa energia che è molto brava a mascherarsi con la persona. È un fantasma. È una perfetta impronta della persona. Capite? Oh, quella persona è nella mente. Avete mai sentito? Come fa a essere nella mente? È nel fantasma della mente. E vive le sue storie pensando che è lui. No, ma invece è la mente, no? Invece è il cuore, la citta, che è un'altra cosa, no? Sat Chit Ananda, no? Quella è la persona vera. E quella persona viene fuori
con Smarana. Ieri ne parlavamo con i devoti. Viene fuori con Smarana, che è il ricordo di questo amore che Krishna svolge con i suoi associati, che ci viene rimbalzato da Guru Sastresato. E piano piano diventa anche il nostro natura, perché anche noi poi diventeremo sadhu, no? Adesso siamo sulla via. Quanta ce n'è di realtà e quanto c'è ancora di illusione? Capite? È tutto molto semplice, chiaro, no? Il principio è solo che è una cosa, qui vedete si parla di miliardi di anni, miliardi di esistenze. Se noi per miliardi di esistenze abbiamo vissuto nel riflesso, adesso ritornare nella realtà, ma una vita che cos'è in confronto a miliardi di esistenze? A volte uno si lamenta, sono qui da 30 anni ancora, ma che cos'è? Non passare il tempo a lamentarti, no? Ma stai dentro queste cose, non alla tua mente, che ancora è molto birmantella, ma con l'aiuto di Guru Sastresana. Quindi queste cinque relazioni di piacere che si riscontrano nel mondo materiale sono soltanto riflessi distorti della relazione con Dio, la persona assoluta, nell'ambito della natura trascendentale. Questa persona assoluta, Sri Krishna, discende per risvegliare in noi quelle originali. Le cinque relazioni che esistono eternamente. Egli manifesta quindi i suoi divertimenti trascendentali a Vraja. Quindi Krishna non insegna solo una. Chaitanya è venuto a darci questo dono, ma mentre ce lo dava ci offriva anche tutte le altre. No? Bisogna stare attenti anche a questo. Cioè il cuore è il contenitore del libero amore. Non può essere forzato. E il guru ci aiuta in questo. Il guru, quando vede una caratteristica in un discepolo, non è che la forza. Chaitanya, la storia di Chaitanya con Murari Gupta e Anupama, no? È una delle caratteristiche che ci spiega questo punto. Quindi egli manifesta quindi i suoi divertimenti trascendentali a Vraja in modo che gli uomini siano attratti da quella sfera di attività e abbandonano le loro false relazioni, questo fantasma della mente, che non è vero, però agisce come quello vero. Poi, dopo aver pienamente manifestato queste attività, il Signore torna, per così dire, perché se fosse sempre presente, noi non avremmo la libertà del movimento dell'amore. Anche questo poi lo comprenderemo piano piano. Bene, siamo giunti alle 9. Vedete che meraviglia, eh? Qui c'è tutta la scienza e tutta l'attrazione. Qui ci sono gli sport estremi, c'è la bellezza della musica, del canto, c'è tutto perché questo nutre l'anima. Cioè, se noi fosse. Non so, un mese che non mangiamo, non beviamo, non dormiamo, non riusciamo a godere di niente. Capite? In noi c'è il potere di godere, ma in quella condizione lì non possiamo godere niente. Allora, quando il cuore piano piano riacquista una serenità, di natura divina, incomincia a gustare ciò che prima non poteva gustare, non poteva vedere. Perché anche la natura spirituale ha bisogno di nutrimento, di dormire, del sonno spirituale. Il sonno spirituale è la meditazione, l'assorbimento nel Signore. Capite? Allora, se il corpo spirituale, il Siddhadeha, ricomincia a frequentare i luoghi dell'anima, vede la differenza e non ci vuole molto fare la scelta perché è una realtà nettamente superiore perché è quella originale.
Bene, grazie infinite per la vostra partecipazione. Buona giornata a tutti, a domani per continuare con questo sublime lettere. Rade, rade.